Dopo l'incontro di oggi col prefetto, noi del sesto municipio di Roma abbiamo ancora una consapevolezza più forte. I cittadini devono capire quello che è successo. Non è una storia semplice, ma va a colpire sulle loro teste, quindi è importante non abbassare la guardia, tenere alta l'attenzione e vigilare soprattutto sugli appalti. Questo noi lo stiamo facendo e lo continueremo a fare. Tra gli atti portati al prefetto ci sono anche atti del nostro municipio. Vogliamo chiarezza sulla questione dei campi rom, vogliamo chiarezza sui bandi che vengono fatti riguardanti il sociale. Non dimentichiamoci che fra un anno scadranno i piani regolatori sociali e quindi verranno riversati su Roma nuovi milioni di euro, molti milioni di euro da destinare a dei progetti per il sociale. Quindi dobbiamo stare sul pezzo e fare fiato sul collo per vedere che le assegnazioni vengano fatte in modo regolare e soprattutto che venga data e garantito un servizio ai cittadini e soprattutto alle fasce più deboli. Quindi ci aspettiamo molto da questo incontro col prefetto e speriamo che venga fatta luce su una serie di situazioni molto poco chiare e soprattutto che i cittadini abbiano finalmente quelle risposte che meritano, perché la politica dovrebbe essere sempre al servizio dei cittadini e non il contrario.